Benvenuti al terzo appuntamento La formazione non si ferma, dedicato al racconto del kit VBCAM. Oggi parleremo del terzo quadrante, ovvero quello delle applicazioni che si ottengono attraverso trasformazioni tecnologiche dei biopolimeri, quali la famiglia del Mater B, la famiglia di bioplastiche interamente biodegradabili e compostabili, o di altre singole molecole che sempre si possono ottenere dalla bioraffineria, che noi chiamiamo biochemicals, per ricordare l'origine rinnovabile. Quali sono le principali applicazioni? Novamont, più che di applicazioni di prodotti da mettere nel mercato, parla di prodotti come soluzioni, soluzioni a specifici problemi ambientali. Una soluzione ad un problema ambientale che era la raccolta dei rifiuti è il sacchetto appunto per la frazione organica, che rappresenta la soluzione proprio a basso impatto ambientale per raccogliere la frazione organica, quindi l'umido, metterla nel sacchetto biodegradabile e compostabile e che poi può andare all'impianto di compostaggio. L'accortezza è metterla per esempio in appositi cestelli areati che consentono la traspirazione e quindi evitano i cattivi odori. Altra soluzione per la spesa, per fare la spesa, è l'utilizzo delle buste cosiddette shopper per la spesa proprio. E queste sono diventate in Italia obbligatorie dal 2011 e le buste per la spesa hanno rappresentato la soluzione all'importante, grandissimo problema della plastica monouso flessibile, dell'uso inconsapevole massiccio della plastica monouso, per cui è stato utilizzato l'utilizzo delle buste, degli shopper biodegradabili e compostabili. Già dai primi anni ha consentito la riduzione del monouso in generale, almeno del 50%, e di tutta la plastica flessibile. Altra soluzione sempre per la spesa è il sacchetto dell'ortofrutta. Sacchetto dell'ortofrutta che è diventato obbligatorio nell'inizio 2018 e che consente direttamente di poter comprare frutta e verdura al supermercato. Io ho sempre l'accortezza, vedete, di mettere, nel caso non fosse biodegradabile, spesso non lo è, l'etichetta nell'accetto, in modo tale che il sia questo sacchetto che il sacchetto per la spesa lo posso comunque riutilizzare per la raccolta dell'organico. Altre soluzioni importanti sono quelle cosiddette per il food service, ovvero per la ristorazione. Abbiamo per esempio piatti piuttosto bicchieri oppure posate. Perché rappresentano la soluzione? Anche l'impatto ambientale delle plastiche monouso per il service del food service è un grande impatto ambientale che deve essere assolutamente ridotto. E quando non si può utilizzare piatti e bicchieri di lunga durata come quelli in coccio piuttosto in vetro si preferisce il biodegradabile e compostabile. In merito invece ai biochemicals, già la scorsa volta avevamo detto che viene sempre prodotto l'acido pelargonico, che può diventare un bioerbicida che ha basso impatto ambientale in quanto è biodegradabile, oppure altri prodotti, altri biochemicals che possono essere usati come base per i cosmetici, o addirittura si possono fare formulazioni come biolubrificanti, ovvero degli oli lubrificanti a basso impatto ambientale che possono essere utilizzati in agricoltura, in macchine agricole oppure anche in macchine che per esempio in navi che vanno in mare e non sono biodegradabili.